Buonasera, buonasera da Gianmichele Taormina a tutti voi. Questa sera vorrei raccontarvi una storia un po' magica, un po' leggendaria, insomma una favola, perché mi telefona Fabio Nicosia e mi dice: questa sera, sai, sono in via di Strasburgo, all'auditorium della RAI, inventati una storia. E allora mi è venuto in mente stamattina presto, erano le 5, che c'era questo trombettista che nelle notti di luna piena si aggirava attorno alle colline di New Orleans. Non so se avete presente. E imbracciando la sua tromba, i suoi versi, i suoi suoni, i suoi ruggiti rimbombavano per tutta la città. Le sue ninna nanne che intonava si estendevano per chilometri e chilometri in tutta la città. E la città di New Orleans andava a dormire con lui, con il suo suono, con il suono della sua magica tromba. Poi la mattina scendeva giù in strada e insieme ad altri ragazzi raccoglieva appunto la sua banda, organizzava insieme ad altri musicisti le sue musiche, non conosceva come loro la musica scritta, ma impartiva ordini con i gesti, con le convenzioni, con le sue mani. Era così il primo jazz. Era infatti il 1905. E non ebbe mai modo di incidere la propria musica perché prima di tutto era nero. E un giorno poi sparì dalla circolazione. Non si seppe più nulla di lui. Qualche anno dopo lo trovarono nella sua stanzetta. Era quella di un piccolo manicomio comunale della città di New Orleans e il suo nome era Buddy Bolden. 80 anni dopo, un altro trombettista alieno dagli occhi insanguinati, un antico ribelle, lo chiamavamo così noi critici, pure lui nero, anche lui trombettista, decise di appendere la tromba al chiodo e di inventare, di ricomporre continuamente la sua musica nell'atto istantaneo di farla, anche lui con i gesti, con qualche parola, ma soprattutto con i suoi inimitabili con le sue inimitabili convenzioni che appunto con le mani lasciavano esplodere il suo grande istinto di improvvisatore. Si chiamava Lawrence D. Butch Morris e questa sera anche questa musica che suoneranno parlerà di lui. Butch mi diceva sempre: give me something, man, è il sottotitolo della serata. Dammi qualcosa. Voleva dire che i suoi musicisti dovevano dargli qualcosa per ispirarlo. Lui raccoglieva questi musicisti durante i festival e li raggruppava come Buddy Bolden in una sorta di ensemble disordinato, decisamente all'arrembaggio, e li dirigeva. Loro non sapevano cosa sarebbe accaduto qualche secondo dopo, ma anche lui. Voglio che la mia orchestra suoni come un jazz trio, mi diceva Butch durante un'intervista mentre sorseggiavamo amabilmente un caffè. Voglio ottenere un tipo di movimento che vada verso questa direzione, ovvero un'orchestra che risponda musicalmente come un trio di jazz. Insomma, una bella, come dire, sfida molto impegnativa. Lui poi concludeva con gli occhi stravolti questa intervista che è durata 4 ore. Voglio prendere e catturare questo sound, voglio imprimerlo su carta, e questo è ciò che voglio, ovvero la conduction. Questa sera ascolteremo composizioni note o meno note di standard del jazz, ovvero dei grandi classici del jazz riletti dall'estro di questi musicisti che adesso vi presenterò. Ci sono composizioni di Miles Davis, altre di Thelonious Monk, e pensate un po', anche il cane di Fabio Nicosia si chiama Monk, non Thelonious, ma
zampetta quella, fa qualcosa di più perché l'ho visto all'opera direttamente. Fabio Nicosia è l'ideatore della serata, e adesso qui inforco gli occhiali perché mi ha scritto i suoi appunti in maniera minuscola. È un palermitano classe 67 come me, quindi ci avviciniamo ai 50. Mannaggia. E lui dice: il jazz non si insegna, se dentro di te devi solo trovare il tuo personale cammino per tirarlo fuori, non credo debba essere motivo di competizione, lo si deve solo condividere. A questo punto un applauso a Fabio Nicosia. Fabio si avvalerà della presenza di due conduttori, direttori di orchestra, anche appunto musicisti. Il primo è il sassofonista, compositore e conductor Carmelo Coglitore, che si interessa alla musica esplorando i vari generi della musica classica, ma anche apprezzando le forme popolari, perché questa sera ascolteremo anche pezzi della tradizione popolare estrapolate dalla musica folk siciliana, quindi dai classici della nostra terra. Quindi conduction, standard jazz e anche folk, si mischia tutto. Mentre invece l'altra presenza di questo organico, questo bellissimo ensemble di questa sera, è data la presenza di Benedetto Basile, flautista, compositore e conductor, che intraprende un lavoro di ricerca sull'improvvisazione collettiva estrapolando appunto la conduction di Lawrence D. Butch Morris, con varie performance multidisciplinari. È stato vincitore tra l'altro di numerosi premi nazionali e internazionali, ha collaborato anche con il Teatro Massimo di Palermo, l'Orchestra Bellini di Palermo. Nel mezzo di tutto ciò ci saranno appunto questi segnali convenzionali, questi gesti, questi sguardi eseguiti da Luca La Duca alla chitarra, Pino Delfino al contrabbasso, Fausto Riccobono alla batteria e poi ancora gli innesti di Tony Panzica al tenore, Sara Lanza e Marianna Costantino che invece saranno alla voce. Arriva così l'immagine sfocata di Buddy Bolden e di Lawrence Butch Morris, che tra l'altro è andato via, anche lui è volato in cielo e non tornerà più tra di noi, ma con noi resterà la sua musica, proprio come quella che ascolteremo stasera. E quindi buon ascolto con Standard and Conduction, Give Me Something.